Buonasera a tutti amici, so che non è venerdì, è sabato, ma per la rubrica La Sicilianità c'è sempre tempo. Ieri è stata una giornata che ho voluto dedicare interamente al mio nipotino, quindi penso e spero mi perdonerete per questo. Oggi volevo dare delle dritte a, siccome c'è tanta gente che mi segue anche dal nord, volevo dare delle dritte nel caso in cui voi pensaste di venire qui in Sicilia. Allora, ci sono tante parole che dovreste sapere, ma io oggi ve ne dirò tre. Allora, la prima è mizzica, che potrebbe essere tradotta come un'espressione di meraviglia e di stupore. Noi in realtà usiamo molto un'altra versione, che è minchia, però mizzica può essere usata in un contesto un po' più formale, in un contesto che richiede un attimino più di ritegno. Un'altra parola che noi usiamo spesso è avaia. Oppure vaia, oppure avà. Che significa? Ma dai, su via. E noi è un'espressione che diciamo sempre. E un'altra è fottitimmi, che letteralmente potremmo tradurre come fregatene, però in realtà la nostra è più una filosofia di vita, perché fottitimmi è proprio prendi la vita alla leggera, non pensare alle piccolezze, proprio pensa solo alle cose importanti. Se tu pensi che noi con queste tre parole possiamo anche comporre una frase, tipo mizzica, vaia, va, fottitimmi, già hai una frase siciliana completa. Quindi, nel caso in cui decideste di venire in Sicilia, queste tre parole prefissatele bene nel cervello. Vi abbraccio ragazzi, un bacione e ci risentiamo.